Le scale dell'Ariston in 71 anni non hanno cambiato niente, sempre quelle 5 rampe di scale per andare al trucco, poi dopo ce ne sono 4 per andare al palco e 4 per andare ai camerini, insomma è tutto un su e giù di scale, quindi viene allenato anche. Così quando vai a cantare hai più fiato, no? Insomma, mi disturbano un po'. In tanti anni non hanno trovato il modo di fare un ascensore, perché non tutti hanno 19 o 20 anni, no? Io sono partita da questo albergo alle 10:30 e già ero in multa, perché i ragazzi di Milano mi avevano portato gli abiti e quando sono arrivati al Globo hanno detto: guarda, ho detto, qui la stanza è talmente piccola che non sappiamo dove mettere i tuoi vestiti, 5 sacchi in più una valigia di accessori, vieni a prenderli. Ho detto sì, sì, vengo subito, ma non pensando, no, all'orario, che a volte ci si dimentica che siamo nel mezzo del coprifuoco. E quando sono arrivata in centro, proprio a Sanremo, c'erano 3 volanti della polizia che mi hanno fermato. Dove va? Ho detto vado a ritirare gli abiti, ho raccontato la storia. E loro mi hanno detto: ma chi ci crede? Ho detto beh, venite con me e vedrete. Allora una volante è venuta, mi ha scortata e ha visto che insomma dicevo la verità. Non è venuto perché lui ha avuto il Covid più forte del mio ed è ancora in convalescenza. Poi cosa veniva a fare? Doveva stare sempre in stanza, perché non mi può accompagnare. Io devo andare all'Ariston con il maestro, il direttore d'orchestra. Poi lui lo fanno entrare da una porta e io devo fare le scale. E quindi cioè, io ho un camerino per stare lì una mezz'oretta, ma non posso portare nessuno con me. Insomma, dobbiamo stare agli ordini, non c'è niente da fare. Non mi sembra neanche di essere al Festival di Sanremo, a dire la verità. Allora, io sono la veterana del Festival, sono contenta perché gareggio con tanti giovani che, devo dire la verità, alcuni non li conoscevo, no? Perché adesso è tutta un'altra storia partecipare al Festival. Mi ricordo che i primi anni che venivo, anche fino agli anni 70-80, cioè tu dovevi aver venduto minimo 1 milione di dischi, dovevi aver vinto una manifestazione importante, e invece adesso basta avere qualche visualizzatore sul telefonino che ti danno subito il disco d'oro o di platino. E allora quando vengono qui questi ragazzi sono considerati dei veri e propri artisti, no? Nel vero senso della parola. Ma è giusto che sia anche così, dato la crisi discografica che c'è, che c'era prima, nonostante adesso, e poi nello spettacolo si vede una luce proprio tenue, perché noi saremo gli ultimi a ricominciare. Quindi perché non dare una mano anche a questi ragazzi che ce la mettono proprio tutta? Io li vedo nelle prove, sono tutti perfetti, no? Si muovono in un modo giusto. Certo che alcuni devono curare più la voce, non devono usare questi microfoni che corregge la voce, perché se tu sei un cantante devi essere intonato, devi essere quadrato e devi essere all'altezza di questa manifestazione, ecco.